Gianni Marchesan, la 24 ore torna anche in Italia. Quest'anno ci voleva un po' di coraggio, ci voleva un team affiatato, ce l'abbiamo fatta grazie a Rafael della RD Events, che però porta in pista Jesolo la sua 24 ore grazie all'organizzazione di Gianni Marchesan. Gianni, dove siamo partiti con Rafael e dove vogliamo arrivare? Beh, diversi, intanto ciao a tutti, diversi anni che noi collaboriamo con Rafael, un'organizzazione francese, Deschamps, e ci stiamo trovando molto bene, ci parliamo molto spesso durante l'anno per definire regolamenti, per definire date. Dove vogliamo arrivare? È un po' difficile perché la situazione è quella che è. Stiamo già facendo i programmi per il 2021, però è molto difficile definire una data precisa. Abbiamo fatto questa data perché abbiamo insistito tutti e due sul fatto che bisognava a tutti i costi farla per riportare una 24 ore, la prima 24 ore del 2020 in Italia, e a costo di fare poche presenze. Comunque la partecipazione è stata molto buona, siamo contenti che tutti, tantissimi squadre dall'estero abbiano risposto, tantissime squadre, ci sia stata tantissima richiesta, e mi dispiace per quelli che hanno rinunciato, perché il sole, c'è stata una bellissima giornata, per cui perdono, non sanno cosa perdono. L'unica cosa che perdono sono le frecce tricolore, che quest'anno per ovvi motivi non ci saranno. Quello che però mi piace sottolineare, Gianni, è che in un anno così particolare l'organizzazione Marchesan dal Misanino con Rafael ci avete creduto a tal punto da implementare anche un nuovo sistema di gestione dei kart, senza scendere nello specifico, perché vogliamo che veniate a correre per sapere come funziona. Una parolina veloce sulla voglia e la capacità di investire economicamente e anche con il tempo dedicato sul futuro del divertimento dei piloti. Ok, sì, è vero, abbiamo inserito dentro questa nuovissima novità, dobbiamo ancora metterla a punto, però è un investimento che abbiamo fatto noi per far in modo che questa 24 ore sia un divertimento. Un divertimento tale per cui, pensate un po' a cosa siamo arrivati, che tutti i team possono controllare per quante volte hanno utilizzato un kart grazie al telefonino, dove vedono la telemetria. C'è anche questo, e si preoccupa la telemetria di fare in modo che ci sia la massima rotazione possibile dei kart, assegnando al quick change ogni volta il kart meno utilizzato. Tutto questo grazie alla voglia di investire, investimento che va però nella direzione del vostro divertimento. Gianni Marchesan, organizzazione Rafael Deschamps Events.